Buongiorno, ci troviamo nel parco di Piazza Gasparri, con la bellissima scultura al centro. Scoprite voi di chi è, se non lo sapete ve lo dirò. Andiamo a fare un giretto sul mare partendo da qua. Oggi volevo Francesco, vuoi venire? Dai, vieni con me a fare la diretta. Ciao Flavio. Ti aspetto Flavio. Intanto saliamo anche da qui. Sto a Piazza Gasparri, Flavio. Se vuoi raggiungimi all'ultimo pennello di roccia. Buongiorno. Poi ci andiamo sul mare. Ciao Fabrizio. Questo era un bellissimo parco, purtroppo come tutti i parchi a Ostia, poi ancora un po' abbandonati. Flavio, dimmi te fra quanto puoi venire, sto interagendo con i miei studenti che vogliono venire a fare un po' di foto. Buongiorno Daniela. Daniela, siete partiti? Adesso scendiamo a mare. Emma, buongiorno. Stavamo al parco di Willy Ferrero. Marita, buongiorno. È vero, buon 1° novembre a tutti. Ti sei svegliato da poco, Flavio, te possi, no? Allora, usciamo da qui e andiamo al mare. Giornata fantastica oggi.
come dicevo l'altra volta, stanno rifacendo alcuni tratti della ciclabile di Ponente. Stanno dragando di nuovo il porto, infatti laggiù c'è il tubo sputa sabbie. Maria, buongiorno Raffaele. Oh, è stata un po' pulita la passerella in maniera tale da poter scendere a mare. Oh, un assalto di cani. Sì. Un assalto di cani. Rido. Oh, vediamo un po' il mare oggi, eh? Comincia a ritornare limpido. Ciao Raffaele. Ah, vedi, mi ha raggiunto Francesco. Buongiorno. Hai visto, è stato sotto casa tua? Sì. Allora, lui è Francesco, non ti inquadro. Sì, sì. Studente, mio studente, che ha visto che stavo vicino a casa tua. Ma sei da solo? Sì, sto da solo perché i miei stanno facendo altre cose. Sì, guarda il mare, che bello stamattina. Sì. Tu ci vieni mai al mare? Francesco, anche d'inverno? Qualche volta, sì. Mm. Tu stai nella zona migliore per il mare, perché la zona di Ponente... E io proprio qua a casa lì in mezzo. L'ha mai visto, dicevo. C'è pure Flavio, non so, Remedio. Ah, sì, Flavio Remedio. Che si è svegliato adesso, però ha detto che non può venire. Allora, vediamo un po' di qua com'è il mare. Ah, qua è ancora più pulito. Thomas, buongiorno. Guardate che meraviglia. Andiamo più giù. Allora, guardate pure qua, c'è tutta una diatriba sui cani. Oh, stiamo quasi come l'estate adesso, eh? Ritornarci. Qualcuno lo faceva al bagno l'altro giorno, sai? Freddo. Pure d'estate c'ho freddo a fare il bagno. Sì, oggi è bellissimo, è pulito, guardate. Poi faccio anche un po' di foto. Un po' di gente a pesca. Guardate anche qui, eh. Oggi proprio diretta del mare bellissimo. Vedi con che sto, con lo stabilizzatore. Allora, pure oggi ci sono un sacco di barche a seppia. Mare stupendo. E mi sa che fra un po' vi lascio. Approfittiamo che domani c'è un nuovo DPCM. Domani rischiamo didattica 100%. Bellissimo, non l'aspettavo mai. Ecco, appunto, vedi che voi a scuola vi va di venire. Sì, cioè a me personalmente si fa gli altri. Ma in genere a un certo punto basta. Meglio, no? Anche perché l'anno scorso siamo stati massacrati in una maniera durante la didattica a distanza che... No, Ostia, come vedete c'è il sole, a Roma ci stanno ancora le nuvole sicuramente. Perché c'era un po' di umidità anche stamattina, qui è salzato da poco il sole, devo dire. Ancora ti sei alzato, Francesco?
Io mi sono alzato pure mezzo Arturio come Flavio. Ah, adesso da poco? Sì, da poco, però... Hai fatto colazione? Sì, sì. Ah, ecco. No, mi è arrivata la notizia della verifica di venerdì. Cioè, due verifiche di venerdì. Non mia, però, eh? No, no. Allora, un saluto a tutti, adesso ci facciamo anche qualche bella foto e alla prossima diretta. Ciao a tutti. Ciao. Francesco pure vi saluta. Non so se c'è mamma che ascolta. Ah, non penso. Ciao.